Buona, sono le 7:23, è l'ora del caffè. È arrivato il momento del caffè, è un caffè molto atteso perché parliamo di una persona. Ci pensavamo da tanto tempo, vero, a questo caffè. È vero, è vero, ci eravamo già mandati qualche messaggio con il nostro ospite di oggi. Parliamo con Don Gianni De Robertis. Buongiorno Don Gianni. Buongiorno a voi, bellevati. Buongiorno, attualmente diciamolo parroco della chiesa Natività di Nostro Signore a Catino. Don Gianni, è un piacere averla qui, lo dicevamo poco fa, è da tanto tempo che pensavamo di chiamarla per invitarla in questo spazio, uno spazio nato per conoscere meglio, se vogliamo, le persone più conosciute di Bari, e lei è stato, anzi è davvero un punto di riferimento per la comunità barese. Prima Roberto, quando abbiamo annunciato la sua presenza, ha parlato giustamente anche della chiesa di San Marcello, della sua comunità. Lei è stato qui accanto a noi a Telebari per tantissimo tempo, era diventato davvero un punto fermo della comunità, quindi mi sono chiesta come si fa poi a cambiare, insomma, siete esseri umani, vi legate, create dei rapporti. C'è da dire che ha viaggiato tantissimo. Certo, quindi ci arriveremo, diremo, anche a questo. Però passare da una comunità all'altra deve essere comunque anche difficile, bello da un punto di vista, ma difficile dall'altro. Beh, ogni distacco è sempre un po' doloroso, però è anche fecondo. È una fatica che però costringe a rimettersi in marcia, in cammino, a rinnovarsi, questo sia per me sia per la comunità. E poi i legami di affetto, di amicizia, quelli restano. Un po' come anche succede fra genitori e figli, attacchi che però danno vita, sono nel senso della vita. Lei adesso è a Catino, Don Gianni, allora un altro, sì, dei quartieri, al quartiere San Pio, San Pio. Uno dei quartieri considerati difficili così nell'immaginario collettivo. Che tipo di comunità ha trovato, come la stanno accogliendo e come lei sta accogliendo loro? Ma devo dire che c'è una grande umanità qui, e le persone sono molto affettuose, però il quartiere vive una sorta di eterno lockdown. Cioè, la cosa che colpisce arrivando è che tu non vedi nessuno per strada, né di giorno né di notte. È raro incontrare qualcuno. È come se le persone non possano vivere nel proprio quartiere, che peraltro è anche pieno di verde, di luce, e quindi sia per mandare a scuola i bambini, per divertirsi, per fare la spesa, è come se si è obbligati un po' ad andare fuori. Quindi bisogna fare in modo che ci si riappropri del quartiere, che diventa un quartiere dove si può passeggiare, salutarsi, incontrarsi. Però c'è tanta, tanta bella gente, e anche gente che si alza all'alba per lavorare, che veramente si guadagna la vita con tanta fatica. Effettivamente è una cosa che abbiamo provato tante volte che siamo stati lì, e abbiamo conosciuto tantissime persone, qualcuno l'abbiamo avuto anche qui ospite, proprio di recente abbiamo avuto anche uno dei responsabili della Fratres, che è insieme alla Chiesa, insieme, cioè ci sono queste tante istituzioni in qualche modo che si vengono a creare, dei riferimenti veramente di quartiere che poi raccolgono attorno anche un po' questo senso di solidarietà maggiore. Don Gianni, non so se probabilmente proprio in questo tipo di situazioni si consolida anche quel senso di comunità proprio attraverso le realtà che possono essere la parrocchia, che possono essere le associazioni di quartiere, che in qualche modo cercano un po' di sopperire anche a tutte quelle carenze che arrivano un po' dalle difficoltà delle attività commerciali ad aprire, a volte anche dalla mancanza di istituzioni, senza scendere troppo nello specifico su quello che possa essere la presenza o meno proprio su quel quartiere, però sono quelle proprio che poi vanno a costituire la comunità. Sì, diciamo, poi dove ci sono più difficoltà però nascono anche le generosità più grandi. Ma pensate che nel quartiere c'è soltanto un alimentari e un bar, soltanto su questo. Però abbiamo vissuto in questi giorni delle esperienze molto belle insieme alle altre associazioni, alla scuola elementare, all'Accademia del Cinema, al Centro Servizi per le Famiglie, appunto alla Frates, all'Associazione Lomuscio. Abbiamo messo in piedi un presepe vivente e devo dire che con sorpresa abbiamo visto centinaia di persone partecipare e vivere questo momento poi di un racconto così vicino a quello di tante famiglie che vivono qui. Perché anche Maria e Giuseppe, come sapete, non sono riusciti a trovare una casa e poi hanno dovuto in qualche modo trovare una sistemazione per il loro bambino così come era possibile. E ho visto tanta gente commossa a rivivere
appunto questa storia della natività che è importante, di cui fare memoria. Don Gianni, adesso abbiamo cominciato a guardare alcune delle foto che lei ci ha inviato, foto che parlano della sua esperienza, che parlano di lei, dei suoi amici, dei suoi affetti, c'è anche sua mamma, la vedremo tra pochissimo in una delle foto. Ma chi era Gianni De Robertis prima di diventare Don Gianni? A che età, Don Gianni, lei ha capito quale sarebbe stata la sua strada? Ma diciamo, io penso che sono nato prete, così come ho con i miei occhi castani, eccetera. Però ho iniziato a pensarci dopo i 18 anni, quando mi sono posto la domanda cosa volevo fare della mia vita. Mi sono iscritto a ingegneria, perché sono portato soprattutto per la matematica, le materie scientifiche. Però se pensavo di fare l'ingegnere per tutta la vita mi veniva la depressione, come se facessi qualcosa che non era proprio mio. Però mi spaventava anche scegliere quest'altra strada, non fare una famiglia, almeno così come pensavo io. Per esempio un ricordo, stavo preparando l'esame di chimica, sono andato a farmi un panino, passando alla stanza da pranzo stava la TV accesa, c'era quel film di Charlie Chaplin, Il Monello, e proprio il pensiero netto dentro di me: tu stai a perdere la testa dietro i numeri, ma te interessa quel bambino, asciugare la lacrima di quel bambino. E ho trovato anche qualcuno che mi ha saputo ascoltare, che mi ha saputo anche in qualche modo ricordare che dove si sperimenta la pace e la gioia è là che Dio ti chiama, che non devi cedere alle tue paure. E così poi sono entrato in seminario nel 77. Devo dire, sono felice perché faccio quello in cui credo, e credo che questo sia un po' il segreto della felicità per ognuno di noi. È stato sostenuto da tutti in questa scelta, o c'è qualcuno che invece ha cercato magari di farle cambiare idea? Beh, diciamo che per mia madre all'inizio non è stata una cosa che assolutamente non avrebbe voluto, anche se poi dopo, vedendo me felice, devo dire, mia madre anche, poi ha fatto anche la catechista, eccetera. Invece mio padre poi mi ha detto, quando gli ho detto quello che avevo deciso, meglio un buon padre che un cattivo prete. Cioè, ricordati che, insomma, se fai questa scelta, cerca di farlo con tutto te stesso. Devo dire, sono fortunato perché ho avuto una famiglia che mi ha dato moltissimo da tutti i punti di vista. Don Gianni, l'ultima cosa prima di chiudere, perché sappiamo che poi nella sua missione sacerdotale, poi per utilizzare un gergo legato a quella che è la nostra rubrica, questo caffè con Lady Caffè, ha avuto modo comunque anche di assaggiarne anche qualcun altro, nel senso che comunque poi si è spostato proprio anche al di fuori di questi confini per cercare di proseguire in questa missione, e anche quello, che tipo di sapore ha avuto questo caffè da un punto di vista ovviamente spirituale? Ci permetta soltanto la similitudine per ricollegarci alla nostra rubrica. È una delle cose che mi riesce meglio nella vita, perché poi mi hanno mandato a studiare a Napoli, e quindi a Napoli c'è proprio una letteratura, una cultura, non è solo una bevanda il caffè. E devo dire che ho fatto tante esperienze bellissime anche in questi ultimi 5 anni a servizio della Chiesa dei Vescovi Italiani. Ho avuto la possibilità di girare il mondo a servizio dei migranti, dei nostri emigrati italiani all'estero, di cui si parla pochissimo, ma che sono tantissimi ancora oggi, anzi sono più quelli che vanno via dall'Italia che quelli che entrano, e questo è tutto un grande capitolo che non possiamo affrontare qui. E poi anche nei campi profughi, in Niger, in Marocco, e veramente tocchi con mano il disastro che c'è nel mondo, di cui noi vediamo soltanto, come dire, i sintomi quando vediamo arrivare queste navi o purtroppo fare naufragio. Quindi è necessario che prendiamo coscienza di questo, che costruiamo un mondo più giusto, dove non ci siano disuguaglianze scandalose, dove ognuno possa vivere nella propria terra con pace e in serenità. Un messaggio che raccogliamo sicuramente anche noi qui da Telebari. Grazie Don Gianni. Grazie mille Don Gianni, grazie per la sua disponibilità. Lavoro. È stato un piacere averla qui con noi, grazie mille. Un grande abbraccio da tutta la redazione di Telebari. Grazie a Don Gianni De Robertis. Ti ricambio con affetto. Ciao.
Buona giornata, 7:33 minuti. Avrei allora, continuato a parlare per ore sì, con Don Gianni. Anzi, dovremmo rinviare questo, ripetere questa cosa, magari cercando di avere direttamente in studio Don Gianni, perché comunque ti dà veramente la possibilità di guardare con occhi diversi tutto quanto il mondo.